osteocondrosi della rotula. Nella maggior parte dei casi l'ossificazione della rotula origina da un nucleo unico, ma alcune volte, accanto al centro di ossificazione primaria, esistono centri secondari marginali, superiore, esterno, inferiore, che si saldano più o meno tardivamente col nucleo principale. La loro mancata fusione può dare origine alla partizione rotulea. Sia il centro di ossificazione primario che quello secondario apicale possono andare incontro ad alterazioni di tipo osteocondrosi. A seconda della sede si distingue una forma più precoce, morbo rotuleo di Köhler, che interessa il corpo dell'osso, e una forma più tardiva, malattia di Sindig, Larsen e Johansson, che interessa l'apice. La prima, più rara, si manifesta tra il quinto e il settimo anno, la seconda, meno rara, tra il nono e l'undicesimo anno. Osteocondrosi della rotula. Morbo rotuleo di Köhler. Bambino di 7 anni. Rotule ipoplasiche bilateralmente, marmorizzate per diffuso stato di sclerosi a chiazze minute, intervallate da aree di rarefazione. Margini rotuli irregolarmente frastagliati ed anfrattuosi. Osteocondrosi della rotula. Sindrome di Sindig-Larsen e Johansson. Ragazza di 14 anni. Dolore e tumefazione in sede rotulea destra. Struttura irregolare dell'apice della rotula bilateralmente, con linea di demarcazione rispetto al corpo rotuleo più evidente a destra. Segni di apofisite tibiale anteriore a sinistra.